Inaugurato dalla CGIL di Teramo lo sportello Nuovi Diritti, uno spazio sicuro di accoglienza, ascolto e supporto per le persone LGBT. Il primo a livello regionale nasce dall'esigenza di creare un'accoglienza e un sostegno a chi pensa di subire discriminazioni. Infatti sono tante le persone che per le loro condizioni, il loro orientamento sessuale o la loro identità di genere vengono continuamente discriminate e addirittura spinte alle dimissioni nei posti di lavoro. È uno sportello che in CGIL è nazionale, da altre realtà esiste già da tempo, questo è il primo in Abruzzo. È uno sportello che vuole fare accoglienza, ascolto e sostegno alle persone della comunità LGBT, ma non solo, che ritengono di subire una discriminazione che può essere diretta, che può essere una discriminazione sul lavoro, ma anche negli spazi sociali, nella famiglia, con gli amici, ragazzi e ragazze che non hanno ancora fatto il coming out e che vogliono un consiglio su come affrontare la questione, informazioni sulla salute, sull'accesso ai test, per esempio il test dell'HIV che è sempre gratuito ma che adesso non è fatto su, cioè bisogna richiederlo su appuntamento perché per via del Covid il reparto malattie infettive è stato trasformato in reparto Covid. Sono tutti ostacoli che impediscono alla persona di affrontare serenamente il suo progetto di vita e sono cose che poi si possono ripercuotere sul lavoro, sulla salute, sulla propria realizzazione personale. Uno sportello ovviamente totalmente gratuito, aperto a tutti. È uno sportello aperto a tutti, accessibile, è uno spazio di ascolto sicuro, quindi se non è necessario si può anche mantenere l'anonimato. Io sarò in presenza una volta a settimana il lunedì pomeriggio qui in CGIL, ma ci sarà anche un numero di telefono e una mail alla quale rivolgersi sempre per avere delle domande, per prendere un appuntamento, per poter parlare da un'altra parte, insomma, per tutto quello che può essere utile noi siamo a disposizione.